Zero decessi in Canton Ticino a causa del Covid, dato che il cantone svizzero di lingua italiana, che conta circa 340.000 abitanti, non registrava dallo scorso 5 gennaio. Il bilancio complessivo delle vittime del virus resta così stabile a 1.076 dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda i nuovi casi positivi, sono 1.312 contagi in più registrati e comunicati dall'ufficio del medico cantonale nelle ultime 24 ore. Sul fronte delle strutture ospedaliere, i pazienti ricoverati in reparto sono 6 in meno rispetto a ieri, 167 in totale, mentre con un nuovo ingresso salgono a 15 i malati in terapia intensiva. In Ticino, così come nell'intera Svizzera, per decisione del Consiglio federale la durata dell'isolamento e della quarantena è stata ridotta a 5 giorni, dato l'impatto che l'alto numero di persone a casa sta avendo sull'economia del paese. La strategia delle autorità elvetiche contro la diffusione del coronavirus rimane quella di adottare provvedimenti che permettano di evitare il più possibile il sovraccarico delle strutture sanitarie. Per questo motivo, lo scorso 17 dicembre l'esecutivo aveva deciso ulteriori restrizioni, quali tra l'altro l'introduzione della regola 2G guariti e vaccinati per accedere ad alcuni luoghi chiusi, la limitazione degli incontri privati e l'obbligo del telelavoro. I provvedimenti dovevano restare in vigore fino al 24 gennaio, ma a causa della difficile situazione negli ospedali, il Consiglio federale ha proposto ai cantoni di prorogarli sino al 31 marzo. La consultazione durerà fino a lunedì 17, sul tavolo anche la proposta di ridurre la validità del certificato verde da un anno a 9 mesi, se approvata entrerà in vigore dal 1 febbraio.